C'è il deputato Snato prima, sto facendo un giro per gruppo. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto ringrazio il collega Vitiello perché ci ha finalmente risolto un dubbio. Noi non capivamo molto il modo di operare dei colleghi del 5 Stelle. Oggi Colleghi, per scopriamo favore. che questo modo di operare l'hanno importato dalla Prima Repubblica. Ne prendiamo atto. Io sapevo, per averla magari combattuta insieme agli amici di allora del Movimento Sociale, questo modo di fare, gli amici Butti e gli amici Foti, che erano anche presenti in quella Prima Repubblica, da questi banchi hanno fatto capire che quei metodi non erano i metodi della democrazia, ma della clientela e della partitocrazia, che adesso voi rappresentate e la rappresentate anche in malo modo. E allora io ringrazio anche i colleghi della Commissione Giustizia, perché vede, Presidente, io invece sono in Commissione Finanze e mi sono presentato, anche vestito bene, come mi prendeva in giro l'amico Mancini ieri sera, alle 10 di sera per votare il Presidente della Commissione Finanze. E sa che ora sono andato a casa? Alle 3:30 di notte, ma non perché sono andato a ballare. Perché ho aspettato che parlamentari del Partito Democratico, di LeU, del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva, finissero le loro pratiche spartitorie. Perché vede, quello che abbiamo vissuto sembrava un cattivo riassunto di pagine manzoniane. Avevamo un matrimonio che non sapeva da fare. Avevamo un Renzo Tramaglino che doveva essere votato presidente ma non riusciva. Avevamo un Don Abbondio che era vaso di coccio tra vasi di ferro, che è stato accerchiato, materialmente accerchiato da esponenti del governo, esponenti di partito, gente che non c'entrava niente con quelle commissioni. Avevamo i bravi, anzi, le brave, perché abbiamo visto gentil donne che entravano di peso nelle commissioni e prelevavano presidenti eletti per spiegargli cosa dovevano fare. E su tutto però, Presidente, avevamo l'innominato, il vero leader della maggioranza, perché io mi sono accorto. L'ho sempre sospettato, ma mi sono accorto che il Partito Democratico non è riuscito a emanciparsi da Matteo Renzi. Prende ordine a Matteo Renzi. E così anche i 5 Stelle. Io ho visto scendiletto di Matteo Renzi tra i 5 Stelle. Quindi devo fare i complimenti a Matteo Renzi perché con sondaggi che lo danno intorno al 2% governa un Parlamento, governa un Paese, governa una maggioranza. Complimenti Matteo Renzi. E allora, Presidente, io ieri ho sentito l'ennesimo tentativo di impartire lezioncine moralistiche dal Presidente del Consiglio, che poi, quando qualcuno invece gli vuole rappresentare una realtà diversa da quella che crede lui, ride, ride in faccia a esponenti votati, al contrario di lui, dagli italiani. E vede, Presidente, ci ha spiegato che l'Italia ha bisogno di ripartire. Però, Osnato, dobbiamo andare più sulla questione. Non Guardi, possiamo avremo fare proprio tante un cose da dire, discorso... sto Beh, sì. arrivandoci. Perché vede, se per voi le commissioni sono poltrone, per noi sono modi di spiegare cosa vogliamo fare per gli italiani. Concluda. Allora, abbiamo sentito che l'Italia deve ripartire, abbiamo sentito, ed è vero che abbiamo fatto tutti i grandi sacrifici, abbiamo sentito che abbiamo bisogno di recovery fund, di MES, di tutte queste cose. E poi scopriamo che invece di queste cose a questa maggioranza non interessa niente. Ieri, quando noi volevamo dare la possibilità, perché grazie all'opposizione in Commissione Finanza c'è stata la possibilità di votare, avevamo esponenti della maggioranza che con sfacciataggine presenti in aula si dichiaravano assenti perché non potevano votare il presidente. Questo modo di fare olezza di partitocrazia a noi fa schifo. Noi vogliamo tornare a votare, noi vogliamo che gli italiani siano degni, abbiano un Parlamento degno di quello che è il sentimento nazionale. Andate a casa! Guidesi sul regolamento.